Allora, la settimana scorsa abbiamo esordito con i 100 passaggi, che chiaramente sono una citazione tratta dai 100 passi del povero e grande impastato. E abbiamo parlato di malavita, abbiamo parlato di camorra nel calcio, abbiamo parlato di argomenti abbastanza tosti. Oggi è un argomento che apparentemente sembra meno tosto, ma in realtà lo è, proprio da un punto di vista culturale. Parliamo di quello che si è scatenato in questa settimana su Criscito, per esempio, e non solo su Criscito, perché chiaramente c'erano altri giocatori implicati in questo Genoa-Sampdoria, di cui è stata richiesta e concessa l'archiviazione a Genova, dai PM di Genova. Allora, Criscito più degli altri, perché era il giocatore che poi non ha partecipato agli europei. Allora, cominciamo a dire che in relazione a tutto quello che è accaduto in questi giorni c'è una chiarissima mala informazione che arriva addirittura al clamoroso. Criscito non partecipa agli europei per una perquisizione che era stata fatta poco prima a casa sua, era stato chiamato perché bisognava andare a casa sua, per ordinanza del procuratore di Cremona. Quindi stiamo parlando di Di Martino. La procura di Genova non c'entra in quella situazione. La procura di Genova arroga l'inchiesta solo per quella partita, cioè su Genoa-Sampdoria. E su Genoa-Sampdoria, a Genova, hanno richiesto l'archiviazione. Quando è accaduto tutto questo, io ho fatto un balzo dalla sedia, o meglio dal divano, perché in quel caso ero seduto su un divano. Ho detto, ma no, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi convince. E allora sono andato a scavare nella memoria e mi sono ricordato una cosa importante. Ma me la sono ricordato non perché io sia dotato di straordinaria memoria, ma perché alla luce di quello che sto per dirvi, avevo fatto tutta una serie di ragionamenti che quindi erano rimasti scolpiti nella mia mente. Il procuratore Di Martino, che è titolare dell'inchiesta di Cremona, e insieme a lui anche Salvini, avevano dichiarato, mentre interrogavano Milanetto, che Genoa-Sampdoria provocava delle reazioni devastanti. Cioè che quella partita, in poche parole, era la madre di tutte le partite, non perché fosse l'origine, però era talmente clamoroso quello che c'era in quella partita che sarebbe, quando si fosse saputo, sarebbe successo l'ira di Dio. Allora io dico, com'è possibile che il procuratore di Cremona dice questo e poi è richiesta l'archiviazione? E perché in questo momento, dopo essere stato criminalizzato Criscito, viene, a mio avviso sbagliando perché siamo ancora a livello iniziale, viene poi beatificato successivamente, quando, e andate a guardare le carte e anche tra le righe le dichiarazioni di Criscito, non si è ancora conclusa la sua vicenda, perché una cosa era Genoa-Sampdoria strettamente in relazione alla partita, un'altra cosa è l'associazione a delinquere richiesta da Di Martino, tra vari giocatori, tra cui anche Criscito. Sì, ma la richiesta dell'associazione a delinquere per Criscito, ma per quale partita è? Per quale cosa è accaduta? Ed ecco qui perché la situazione è tosta. Perché io vi dico una cosa, quando Di Martino fa quell'affermazione, e Salvini pure, io comincio a pensare, Genoa-Sampdoria devastante, perché? Perché potrebbe essere devastante? Intanto perché si parlava allora degli interventi degli ultra, allora è devastante perché dico, ma come, se vengono incriminati addirittura i giocatori delle società per un pareggio concordato, perché questo era quello che facevano capire, non mi assumo la responsabilità, perché io sto parlando di cose che sono uscite da altri, compreso il procuratore, quindi siamo a posto da questo punto di vista legale. Dico, ma se quella partita era concertata per il pareggio, e in quei giorni che cos'è che noi leggevamo continuamente? Che c'erano delle connessioni tra ultra e giocatori, e che c'erano interventi di clan esterni insieme ad alcuni ultra e i giocatori. Per cui, qual era uno degli effetti devastanti che si poteva immaginare
che una partita concordata per un pareggio fosse giocata anche da ultra con i vari clan, zingari o cose del genere, o fatti del genere, insieme ai giocatori. Per cui è devastante il pensiero che un ultra scommetta, a volte addirittura contro la propria squadra, in quel caso per un pareggio che però serviva alla diretta rivale, cioè alla Sampdoria, che in realtà doveva andare in B. Ma non siamo sconcertati, perché anche la procura di Bari indica in alcuni ultra la responsabilità del calcio scommesso, che comunque hanno partecipato al calcio scommesso. E allora uno pensa, ma come mai? Che cosa può essere successo per essere devastante il tutto? Allora tu pensi a quelle foto dove si vede Criscito, si vede uno del clan degli zingari, si vede anche Sculli, si vedono anche altri giocatori che sono lì radunati, ed è tutto questo dopo Genoa-Sampdoria. E allora il mio cuore laziale, in quel caso, seppur disamorato, ha uno spasmo, perché dico, oh santo Dio, oddio, che cosa è l'effetto devastante, l'effetto domino? Che la partita dopo era Lazio-Genova. E allora, oddio, che può essere successo se è devastante? Che ci siano dei risarcimenti. Cioè, siccome quella abbiamo perso dei soldi, perché tutto succede in quel Genoa-Sampdoria. All'ultimo momento entra un giovane straniero di cui ho perso le tracce, il quale... secondo quello che si diceva rovina tutto, perché segna il 2-1 e quindi tutti perdono i soldi, sempre secondo quelle dichiarazioni iniziali. E allora, dico, questi chiedono di essere risarciti. E come possono essere risarciti? Certamente non con una sconfitta della Lazio, che si sta giocando la Coppa e la possibilità di entrare in Coppa. Genova era salvo, oddio, eccolo qui, il famoso 4-2. Poi ci hanno preso gusto e hanno fatto pure l'altro 4-2, sempre sui punteggi sono poi... 4-2 ricorre spesso a Lecce, e quindi dico, è fatta per la Lazio, è un dramma. Allora, alla luce dell'archiviazione della partita Genoa-Sampdoria, questo ragionamento non dovrebbe esserci più, quindi dovrei essere io più tranquillo, così come anche i laziali. Anche Mauri stesso, Mauri va addirittura andato in carcere, anche se poi Mauri deve giustificare la famosa carta data dall'amico suo che ha un'agenzia di scommesse. Ma il dramma è un altro, signori. Ma se un procuratore ti dice che quella è una partita con effetti devastanti e un'altra procura ti dice che in quella partita non è successo niente, qui sono due le cose. O la procura di Genova non ci ha capito niente e allora arrivano tutte le illazioni che è proprio a Genova, Genova-Sampdoria, e io mi auguro che non sia così per la fiducia che ho nella magistratura. Però allora dico, ma se è così, ma com'è possibile che un procuratore, qual è quello di Cremona, che ha un'inchiesta importante, parte tutto da lui, fa una dichiarazione, i giornali riportano quello, lui non l'ha mai smentita, e dice che Genova-Sampdoria avrà effetti devastanti. E allora lui? Allora che è lui che ci ha detto delle bugie? È un magistrato. Allora se lui ci ha detto delle bugie, crolla tutto. Perché vuol dire che ha sbagliato a condurre un'inchiesta e che è inadeguato a condurre un'inchiesta di questo tipo. Se invece lui dice la verità e quindi lotterà per la verità, noi entreremo in una confusione mentale spaventosa, con un conflitto tra dichiarazioni di una procura e la dichiarazione di un'altra procura, a danno soprattutto di chi? Dei cittadini in assoluto, perché non ci capisci più niente, degli sportivi in seconda battuta e soprattutto della verità. Sì, ho detto delle cose toste anche questa volta, rischio meno una pistolettata, però ho espresso chiaramente il mio pensiero fuori le righe e anche tra le righe. La motivazione perché faccio tutto questo è sempre quella della settimana scorsa, perché sono rimasto ancora uno stronzo. Cambiare solo se sei disposto a camminare.